tutti, sono molto felice di essere arrivati alla seconda edizione di questa manifestazione che vuole essere più inclusiva e trasversale possibile, perché abbiamo una giornata di concerti completamente gratuiti in 5 luoghi bellissimi di Villa Borghese, che sono appunto il Laghetto, il Pincio, la Fontana Oscura, la Casa del Cinema e l'Orologio d'Acqua, tra classica, jazz e chiunque, quando i pianoforti non sono impegnati nei concerti ufficiali, può suonarli, può venire, quindi una giornata di condivisione nella gioia della musica. Allora, l'idea nasce dall'unione nella musica all'aria aperta, che è una cosa non molto comune nel nostro tempo. In genere noi siamo abituati a pensare alla musica classica sempre all'interno di edifici, grandi stanze. Invece noi abbiamo cercato di liberarla e abbiamo pensato che alberi e pianoforti per qualche ora potessero piacevolmente convivere e magari anche suonati da grandi musicisti come quelli che abbiamo noi oggi. Ma non posso che esprimere parole bellissime sull'iniziativa in sé, e poi il posto è, neanche a dirlo, è magico e favorisce sicuramente l'ispirazione, ecco, in un musicista e lo mette anche a dura prova, perché comunque era un concerto anche per animali della natura e cani e tutto il resto, insomma, però è bellissimo. E poi io ho trovato anche un pubblico molto attento e la cosa mi ha piacevolmente stupito. Alla prima chiamata di Massimo ho subito accettato, in parte perché mi lega un ricordo bellissimo di questi luoghi, perché comunque quando ero piccolino con i miei genitori, io non sono romano, ho frequentato Roma per questioni didattiche e venivamo spesso qui, e tra l'altro credo che sia un luogo da valorizzare e molto di più. Quindi quando Massimo ha parlato di questa iniziativa ho trovato che, per quello che ci riguarda, perché noi siamo dei semplici pianisti, era il massimo di quello che potevamo fare, quindi ho colto subito lo spirito, perché comunque, ecco, la cosa bella è di avere dei pianoforti in un luogo dove usualmente non ci sono, e nel mezzo della natura, diciamo che è qualcosa di molto particolare. Ecco. Io sono molto onorata di essere presente quest'anno in questa manifestazione organizzata dal maestro Gaia Vazzoler. Sono molto felice anche perché quest'anno la manifestazione si apre alle voci liriche. Io sono il presidente dell'associazione Enrico Toti e mi occupo di giovani cantanti lirici e della formazione di questi giovani. Villa Borghese Piano Dei è una manifestazione fantastica. Io ho avuto l'onore di inaugurarla questa mattina con un concerto per il secondo anno di seguito. Da pianista è un'emozione grandissima suonare nella natura. Complimenti agli organizzatori, penso che sia anche una ottima idea per promuovere la musica per un pubblico eterogeneo in una maniera molto semplice, genuina e spontanea. Quindi sono veramente molto molto felice di aver partecipato. Complimenti alla Gaia Vazzola, complimenti a tutti, bravissimi tutti. Giornata splendida in compagnia di persone e musicisti meravigliosi, meglio di così. Siamo a Villa Borghese. Villa Borghese Piano Dei, grazie.